Tornerò in esilio a Costanza. Non c'è verso per questa città. Fatemi tornare, che ci penso io. Il sommo poeta Ovidio continua a parlare anche oggi con la bocca dei suoi concittadini. In un momento di confusione politica e amministrativa, per il capoluogo Peligno, in un sondaggio di Onda TG abbiamo chiesto ai sulmonesi che cosa penserebbe oggi il vate della sua Sulmona se potesse parlare. Gli intervistati non ci hanno pensato due volte a interpretare il pensiero di Ovidio. Probabilmente Ovidio sceglierebbe di farsi riesiliare a Costanza. Non c'è verso per sta città. Ovidio è muto perché non ha parole. Secondo me, penserebbe che i sulmonesi non sono in grado di amministrarsi, perché ormai sono oltre 10 anni di sindaci che vanno via per crisi varie, via dicendo. Non riusciamo più ad amministrare la città, non siamo in grado di amministrare. Io proporrei che il commissario non deve rimanere un anno, ma 10 minimo, per rendersi conto la differenza qual è. Come si è ridotta male Sulmona? L'unica cosa che potrebbe dire Ovidio in questo momento, è già perplesso con il pugno sotto il mento che guarda Sulmona ridotta, veramente una cittadina ormai quasi morta, commercialmente, turisticamente e tutto, perché le amministrazioni da 20 anni a questa parte non hanno fatto mai niente. Penserebbe male di questa città perché non c'è una cosa che va bene. Purtroppo lo dice chi vive qui. E chiaramente questa mancanza di politica, di attività sociale in questa città manca. Ovidio direbbe fatemi tornare che ci penso io. È così, noi adesso ci troviamo qui, dobbiamo far ricredere Ovidio e fargli vedere che i sulmonesi ancora adesso non possono far risplendere questa meravigliosa città. Ma i problemi sono tanti, è cresciuto in maniera spaventosa proprio. Parlo dell'occupazione soprattutto, ragazzi non trovano più niente, vanno via da Sulmona, quindi è una città che va diminuendo di popolazione, proprio per questo motivo qui. Può darsi ai tempi di Ovidio, non c'era tutto questo perché c'era la campagna che era quella che dava più lavoro a tutti quanti. Per molti Ovidio resta in silenzio con la sua posa pensante nella statua di Piazza 20 Settembre e continua a guardare questa Sulmona che da 5 giorni è senza giunta comunale. Quale futuro tocca al capoluogo Peligno? Continuerà a portare avanti la battaglia contro la SNAM, la salvaguardia dell'ospedale, i trasporti? Chi risolverà il problema della disoccupazione giovanile? Per tanti sulmonesi, oggi è il momento di recuperare l'identità.